Matteo, quindi non capivo, non sentivo, in realtà tutti volevano te. Ma com'è che vi siete incontrati tu e Don Gallo, che lui dice sempre, ah, io la demerlamo. Allora, ce lo racconti questo primo incontro? Allora, io Don Gallo l'ho conosciuto molti anni fa, perché si doveva fare una trasmissione a casa mia, il cui tema era la transessualità. E mi hanno detto, ci sarai tu, ci sarà Regina Satriano, ci sarà il suo ragazzo e ci sarà un prete. E ho detto, mamma mia che palle, un prete. Sarà lì che sarà a fare la solita menata, il solito moralismo, la solita omelia. Quando invece ho conosciuto Don Carlo, mi si è aperto un mondo e ho capito una cosa, che se ci fossero più preti di strada e meno preti di Vaticano, credo che le chiese sarebbero molto più. Credo che se come questa piazza, come la comunità San Benedetto del Porto dimostra, fossimo tutti più dedicati all'inclusione, non all'esclusione, non sempre a dire no questo, no questo, non sì, non no, ma una chiesa che apre la braccia a tutti, ai diversi, perché io sono felice di essere diversa, perché il fatto di essere diversa per me mi ha dato la possibilità di comprendere gli altri. Quando io vedo delle persone che sbarcano su una zattera, io non sono come i leghisti che vede quelle persone come persone una minaccia, ma il mio primo pensiero è, quelle persone avranno un po' d'acqua per vedere quello che è fatto quella testa. Io sono felice di pensarlo così, quando vedo altre persone diverse da me. Allora io sono contenta che Don Carlo dimostri che un'altra chiesa è possibile. Non la chiesa del lusso, non la chiesa degli accordi politici, non